E noi a questo punto non ci distacchiamo molto dall'argomento per il premio Flaiano regia televisiva, già abbiamo visto il contributo video, e allora lo vado a chiamare direttamente per C'era una volta la città dei matti, Pegaso d'oro per la regia TV, a Marco Turco. Eccolo, Marco Turco, per parlarci, ecco, in maniera più specifica di questo film TV che va a ricostruire l'esperienza di Franco Basaglia, del gruppo che ha promosso un cambiamento appunto nella psichiatria italiana, un film che aiuta a riportare al centro dell'attenzione le persone e i loro diritti. Sì, io intanto voglio ringraziare tutti voi, voglio ringraziare la giuria che è composta da autori che hanno fatto grande la nostra televisione, e voglio ringraziare tutti quelli che hanno fatto il film, come diceva prima Vittoria, tra cui tanti pazienti che fanno parte di cooperative teatrali, di comunità terapeutiche nei posti dove abbiamo girato. E poi però voglio, siccome è un premio che mi emoziona veramente tanto, a cui tengo veramente in modo particolare, per una volta voglio dedicarlo alla persona che mi è sempre stata vicino, mia moglie Esme, perché senza di lei io qui non ci sarei arrivato. Grazie. E poi dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, qualcuno disse. Anche davanti. E viceversa. Diceva, c'è una scena molto toccante dei comodini che in qualche modo è come se gli si ridanno le cose personali a questi malati, un po' un simbolo, il passato. Sì, perché è una scena a cui tenevamo in modo particolare. Devo dire che siamo stati guidati, io e gli sceneggiatori, da Peppe Dell'Acqua, che è stato uno degli assistenti che ha lavorato di più con Basaglia in tutta la parte di Trieste, e quindi loro ci hanno guidato anche nella scelta di cose che erano importanti raccontare. E siccome una delle cose che immediatamente colpisce chi, diciamo come me, non conosceva così a fondo questa realtà, quando vai a conoscere la realtà di quello che erano i manicomi, ecco, una delle prime cose che ti colpisce è che l'identità delle persone che entravano in questi luoghi veniva cancellata immediatamente. Tra l'altro, un'altra cosa importante era che nei manicomi non venivano rinchiuse soltanto le persone che avevano, diciamo, che erano matte, tra virgolette, che avevano un problema con la salute mentale, venivano rinchiuse persone, e il personaggio di Vittoria ne è l'esempio più importante nel film, venivano rinchiuse persone che in qualche modo la società non sapeva dove mettere, borderline, ragazzini che oggi verrebbero definiti difficili, come è il caso di Margherita, il personaggio di Vittoria, che tra l'altro è una persona che esiste realmente, che vive ora a Gorizia in una casa. E quindi tutte queste persone entravano in quel posto un po' come nei lager, tant'è vero che Basaglia cita Se questo è un uomo nell'Istituzione negata, il libro che è la testimonianza di questo lavoro che ha fatto a Gorizia. Ecco, queste persone venivano cancellate, la loro vita precedente non esisteva più, e una delle piccole cose che fece Basaglia, che fece Franco Basaglia nel manicomio di Gorizia, fu proprio quella di cominciare a restituirgli l'identità, e questa identità era fatta dei loro piccoli ricordi, delle foto di famiglia, piuttosto che di piccole cose che si erano portati con loro nel momento in cui entravano, senza sapere che da lì non sarebbero più usciti. Davvero grazie a Marco Turco per averci illustrato meglio appunto l'intenzione poi di questo suo film TV, davvero molto apprezzato. C'era una volta la città dei matti, e per questo va a ricevere il Pegaso d'oro, migliore regia TV, Marco Turco. Grazie.